questo premio deve essere importante perché per prima cosa perché si chiama legata a Fellini, il primo libro che ho Fellini. E io ricordo allora che la prima volta che incontrammo Fellini era pieno Semenza, lui ci ascoltava e mi diceva chi sono questi due strani. Poi si avvicinò al momento dei saluti e disse io vi devo fare un augurio più bello augurio che io posso fare a un amico, però lo dirò ma tenete nascosto di voi. Si chinò al mio orecchio e sottovoce mi disse buona fortuna, andò al direttore e disse buona fortuna, tenetelo dentro, coltivato. Ecco, ora questo augurio che ci ha dato tutti quell'epoca, così particolare ma così vero, perché la fortuna è necessaria nella vita, in particolare in questo mestiere, ora è tornata attraverso questo premio. E poi, perché era presente UNESCO? UNESCO, nell'anno 45, più o meno, perché si fa una serie, insomma, è nato in un momento in cui il male era stato battuto dal bene, cioè lo dico da ragazzo, eravamo ragazzi di giovani, abbiamo vissuto sotto il fascismo, abbiamo visto che sembrava impossibile cambiare, invece abbiamo visto che se l'uomo per il mondo la sua vita e la vita sociale può cambiare il mondo. E quindi è importante per me anche per questo ricordo, perché difende tra voci fondamentali la difesa della cultura. Ecco, la difesa della cultura che in questo momento è strano, dopo tanti anni sono passati, la cultura ha ancora bisogno di essere protetta, perché c'è chi combatte contro la cultura. Quindi, grazie.